Il bonus cultura da 500 euro per i diciottenni non sarà più per tutti, ma solo per chi non supera un certo reddito familiare, per chi prende il massimo dei voti all'esame di maturità. E questa è una delle ultime novità della manovra che mantiene l'impianto da 35 miliardi, di cui 21 per calmierare il caro bollette. Ballano ancora molte misure, come quella sui ristori per i commercianti. Potrebbe essere chiesto alle banche un contributo per ridurre le commissioni sui pagamenti elettronici, visto che restano in vita le sanzioni per chi rifiuta carte e bancomat anche per un caffè. Confermata invece la rottamazione delle cartelle fino a 1000 euro e una serie di sconti su altri debiti fiscali. Riemerge intanto la misura per permettere alle società sportive di diluire in 60 rate il pagamento di tasse sospese per la pandemia, quasi 900 milioni, dei quali più della metà dovuti dai club di Serie A. Sulle pensioni manca l'ultima parola su opzione donna, che diventerebbe molto più ristretta, e cambia l'adeguamento degli assegni all'inflazione. Aumentano i sacrifici per le pensioni più alte, mentre quelle minime saliranno a 600 euro per gli over 75. Per anticipare l'uscita dal lavoro ci sarà quota 103, cioè almeno 41 anni di contributi e 62 di età. Busta paga leggermente più pesante per i dipendenti con stipendi fino a 25.000 euro lordi l'anno, grazie al taglio del cuneo fiscale del 3%. Si restringe ulteriormente il reddito di cittadinanza. Il sussidio per chi può lavorare arriverà al massimo a luglio. Sale l'assegno unico per le famiglie numerose e arriva un mese in più di congedo, pagato all'80%, per i genitori con figli fino a 6 anni. Tempo fino al 31 dicembre per i condomini per chiedere il superbonus al 110%, purché sia stato deciso entro il 18 novembre. C'è nessuno che mi rappresenta. Perché non mi interessa. Sembra un girone dantesco, sembra un'associazione a delinquere, quindi forse è meglio starne fuori. Lei voterà? Voterò e annullerò la scheda. Che cazzo votiamo a fare? Non ci credi più? No, non ci abbiamo mai creduto. Non voterà? No. Tutti ladri. Se non hanno vergogna. Non voterà? No. Tutti dovremmo astenerci dal voto. Perché? Perché comunque non, è una finta democrazia. Fanno credere che siamo noi che decidiamo, ma in realtà le pedine le muovono sempre ed esclusivamente loro. Perché tanto comunque ogni volta che votiamo al potere non cambia nulla, quindi... Sarà sempre da tapparsi il naso e scegliere meno peggio. Non esserci vuol dire lasciare le cose come stanno. Io lo trovo stupido non andare a votare. Però capisco che non sentendosi rappresentata la gente preferisce non prendere una posizione e lasciar fare. Lascia decidere agli altri. Esattamente. È comunque una scelta e quindi comunque va valutata. Tu voterai? Sì. Probabilmente dietro a chi non vota c'è il fatto di dare un segnale un po' alla classe politica, no? Dire io non ti voto perché non mi rappresenti. Quindi secondo me i politici dovrebbero farsi qualche domanda in questo senso. Molti pensano appunto che a decidere siano ormai le banche internazionali e la borsa. Quindi... Diventa inutile il voto. Esatto, il voto non conta più. Io non votavo fino all'anno scorso, e adesso voterò al Movimento 5 Stelle e sicuramente anche noi, se avremo una rappresentanza in Parlamento, saremo sotto ricatto dei mercati finanziari, questo è indubbio.